Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono Veronica per chi ancora non mi conosce e se volete mi potete seguire anche su Instagram, mi trovate con il nome di veronica.latini. Comunque, iniziamo subito questo video. Allora, vi dico che sono da poco tornata a casa, quindi ho voluto fare questo video in fretta e in furia perché sono andata con mamma in un negozio che a noi ci piace tantissimo e mamma mi ha comprato un po' di cosine, soprattutto maglioni perché ne avevo assoluto bisogno visto che non ce ne avevo più perché tutti quelli che avevo con il cambio di stagione li ho in pratica buttati. Sapete quelle cose che vi tenete per anni e anni e anni e poi dopo, cioè, non potete più continuare a tenerle perché non si possono più vedere. Comunque, queste sono le due bustone. Che bello, non vedo l'ora di farvi vedere perché, cioè, sono cose veramente fighe e poi mi servivano, ve l'ho detto. E niente, ve le faccio vedere, punto. Allora, innanzitutto direi di iniziare con questa piccola bustina che ovviamente non c'è nessun maglione, ma ci sono dei trucchi che mi servivano perché li avevo finiti, ovvero un correttore e un, diciamo, fard o comunque terra. Ve lo faccio vedere aperto così almeno vedete meglio. Allora, mi serviva una terra perché l'avevo finita, questa qua è doppia, quindi potrò mischiarla e in base a come mi devo truccare è ottima perché o quella più chiara o quella più scura ci sta tutta. E poi il correttore, io lo prendo sempre chiaro. Ora iniziamo subito con i maglioni. Harry già sta sbirciando. Allora vi dico che i colori sono molto monotoni, diciamo così, perché ho preso nero, grigio e bianco, ma io d'inverno sinceramente non ce la faccio a vestirmi con maglioni o maglie colorati solamente d'estate e quindi d'inverno punto sempre a colori come grigio, bianco e nero. Anzi, al massimo bordeaux, rosso o anche verde scuro, ma non mi sbizzarrisco più del rosso e del verde. Allora, iniziamo con la prima cosa che trovo. Questo maglioncino è troppo bello perché rimane corto e poi qui ha questo dettaglio con i laccetti che voi se li tirate potete anche renderlo più stretto. Ora ve lo faccio vedere subito indossato. Mamma mia, che freddo che fa! Io non so voi, ma mi muoio di freddo, cioè almeno la mattina perché per il momento ci stanno accendendo i termosifoni solamente il pomeriggio, quindi la mattina si gela, no, gela no perché si sta bene, però comunque fa freschetto. Primo maglioncino, eccolo qui, guardate quanto è bello. Super super morbidoso e come vi dicevo qui potete anche stringerlo oppure tenerlo giù e lo allacciate. Vabbè, insomma, guardate che bellino, mi piace tantissimo, poi è super morbido e ha questi dettagli qui della maglietta a righine, troppo troppo bello. Che ne pensate di questo primo acquisto che vi mostro? Fatemi sapere qui sotto nei commenti e mi raccomando, se vi piace il video ricordate di mettere un bel mi piace. Secondo maglioncino che vi mostro, non potete immaginare quant'è morbido, guardate che bei dettagli che ha questo maglione. Mi piace tanto, ora ve lo faccio vedere indossato. Allora, non ci fate caso ai miei capelli perché tanto quando indosso le cose i miei capelli non si sa, prendono una forma strana. Comunque, non è questo che ci interessa, noi adesso ci interessa vedere i maglioncini. Guardate che bello con queste spalline così. Questo, diciamo sì, è un modello un po' più morbido, quindi non è attillato. E la cosa bella che io amo dei maglioni è questa, ovvero che mi riesco a coprire le mani perché quando fa troppo freddo ne ho eccessivo ed estremo bisogno. Che dite, vi piace questo secondo maglioncino? Guardate che bello che è, bello bello bello, mi piace tanto. Terzo maglioncino, rigorosamente nero, come vi dicevo. I dettagli, eccoli qui, che si vedono. E questo qui ha lo scollo a V, ve lo faccio vedere subito indossato, anche questo mi piace tanto. Ed anche questo poi rimane morbido e caloroso. Eccolo qui, guardate che bello. Questo rimane corto, infatti è fantastico per i pantaloni un po' più a vita alta. Comunque poi adesso mi vedete sotto a questa canottiera brutta, ma devo anche risolvere con le canottiere per trovarne semplici ma belle attillate, che quindi se mi metto un maglioncino corto con un pantalone che rimane un pochino più corto e non tanto a vita alta, almeno la canottiera ci sta bene. Comunque, questo è il maglione. Mi piace tanto, 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 sì. Ed anche questo, stessa cosa. Posso coprirmi le mani? Yeah! Quarto maglioncino.
grigio, semplicissimo questo, e ve lo faccio vedere. Vabbè, ovviamente non fate caso a come l'ho abbinato, ma è per farvi vedere una cosa veloce. Rimane qui un pochino morbido, sulle maniche invece è bello attillato. E questo qui è di una media lunghezza, quindi non è né troppo corto né lungo, ed anche questo secondo me va più che bene con i pantaloni a vita alta, perché lo metti dentro e rimane più accollato e morbido anche questo. Sono tutti morbidi e calorosi, devo dire, sono proprio contenta. Arriviamo al maglioncino numero 5, guardate quant'è bello, questo è veramente particolare, caloroso. No, ve lo devo far vedere perché così almeno capite meglio di che cosa sto parlando. Guardate quanto è bello, corto, ma il dettaglio sono queste maniche che rimangono un po' larghe. Anche qui bello morbido con, diciamo, questo scollo a barchetta. Sono proprio contenta di aver trovato finalmente dei maglioni, come dicevo io, caldi, che hanno una vestibilità ottima e poi vanno bene sia per pantaloni a vita alta, bassa, insomma sono molto versatili, mi piacciono, sì! Maglione numero 6, questa volta cambiamo colore con il bianco e voi non potete immaginare quanto è morbido questo maglioncino. Cioè, appena me lo sono infilato ho sentito proprio una sensazione di coccolosità, non so se si può dire, ma va bene. Questo rimane con il collo alto e mi piace da pazzi anche questo, perché è corto, maniche belle lunghe per coprire le mani, caldo, morbido, cioè è fantastico, non lo so, mi piace tanto 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 tantissimo. Poi non pensavo che il bianco mi stesse così bene, infatti mamma mi ha detto no, ma ti sta bene il bianco. Io sinceramente l'ho sempre visto come un colore che mi sbatte con l'inverno, non avendo l'abbronzatura, però quanto è bello. Che dite, voi vi piace? Finora qual è il maglione che vi è piaciuto di più? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Passiamo ora all'ultimo maglione, anche se in realtà questa è una felpetta, diciamo, perché ha il cappuccio. E poi l'ultima cosa che vi farò vedere è una super chicca e riguarda la tuta. Fantastica, dopo ve la faccio vedere. Comunque parliamo ora di questa felpa maglione, che rimane anche questo morbido e un po' pelosino, ed ha anche una tasca qui, quindi ci si possono infilare anche le mani e stare ben caldi. Cappuccio, e ora ve lo mostro indossato. Eccolo qui col suo cappuccio, guardate che bello, anche questo rimane un pochino corto, va bene con le tute, va bene con i pantaloni, insomma è molto versatile. Ed è caldissimo, mamma mia che bello, non me lo toglierei più, però me lo devo togliere perché vi devo mostrare l'ultima cosa, tenetevi pronti perché mi piace da pazzi. Ecco l'ultimo acquisto fantastico, ovvero questa tuta coordinata con pezzo sopra e pezzo sotto, con questo tessuto bello liscio e morbido, con tanto di cappuccio. Guardate quanto è bella, era da tanto che volevo una tuta così. Il pantalone purtroppo non riesco ora a farvelo vedere perché non saprei come fare, però per farvi capire, vedete qui ha l'elastico, quindi rimane stretto alla caviglia, non rimane neanche tanto largo il pantalone, è giusto, cioè sì, è morbido però rimane anche un pochino attillato qui con l'elastico, ma elastico che non stringe, che se mi conoscete sapete che per me è fondamentale perché odio le cose strette a morte. Anche il top ha un elastico qui sopra, non lo so, mi piace tantissimo questa tuta, non vedo l'ora di sfoggiarla di fuori. Questo haul è finito, spero che vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace a questo video, aspetto di leggere i vostri commenti per sapere qual è l'acquisto che vi è piaciuto di più o quello che vi è piaciuto di meno, oppure se anche voi avete acquistato qualcosa di simile. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina se volete essere aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Vi mando un bacione gigantesco e come sempre un immenso raggio di sole.